posti per rientra, proteggi via che sono guai. Fighters life, le storie del quadrato che non sai, vince solo chi non molla mai. Giù la testa, proteggi me, posti per rientra, proteggi via che sono guai. Tutto per la cintura, fino alla campana, grido lì, boom, Miami, balla fuori. Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. Amici di Media Sport Channel, amici social, ben trovati ad una nuova puntata di Fighters Life, il nostro contenitore, il nostro box che si occupa di pugilato, nobile arte pugilistica, sport da combattimento a 360 gradi. Questa settimana si torna a parlare di pugilato e lo facciamo con un grande protagonista di quello che è successo la scorsa settimana. Abbiamo in collegamento Catalin Ionescu. Ciao Catalin. Ciao, ciao Valerio, buonasera, un saluto a tutti e nulla, insomma, ci divertiremo, dai, in questa piccola conversazione. Allora Catalin, innanzitutto la tua presenza è legata ovviamente a quello che è successo lo scorso 5 maggio, venerdì scorso, appunto. Sei andato in Spagna a competere il campionato d'Europa, a cercare di portare a casa il campionato d'Europa. Purtroppo questo assalto non è andato a buon fine. Comunque credo sia stata una ottima esperienza, un qualcosa che comunque ti arricchisce, sarà il tuo futuro all'interno del pugilato. Ecco, quello che diciamo è certo è che purtroppo il titolo europeo è andato nelle mani di Juan Felix Gomez, Catalin. Sì, e beh, se oggi ho riguardato l'incontro e sono, insomma, no, sono un po'... Ho un po' di dubbi sul verdetto finale, ecco, se posso essere sincero, però sapevamo che andare in Spagna, in casa sua, il risultato poteva essere un pochino più di parte, ma questo sappiamo bene come funziona lo sport. Però nonostante tutto, ecco, la prendo come un bagaglio di esperienza veramente ricco, perché era la mia prima apparizione internazionale, chiamiamolo così, il mio primo incontro sulle 12 riprese. Il mio primo incontro di un certo livello, e so di essere andato veramente bene. La mia prestazione è stata ottima. Insomma, sono stato 12 riprese all'attacco a cercare di annientare l'avversario e, insomma, chiudere l'incontro il prima possibile, o comunque sia arrivare ai punti alla meglio, però non è bastato. E ecco, tutto sommato è un bagaglio veramente importante per me, per la mia carriera, per la mia esperienza, e questa sconfitta mi fa avere ancora più fame, più di, insomma, arrivare
più in alto, comunque sia risentare il titolo europeo e cercare in tutti i modi di portarlo a casa. Ma questo sicuramente, ricordiamo che tu sei arrivato a questa chance con la vittoria su Nicola Inchiri per il campionato d'Italia, vittoria poi venuta poi con un KO devastante al secondo round. Prima di questo match comunque non eri mai andato sopra le 6 riprese, mentre il tuo avversario, oltre ad aver vinto il campionato di Spagna, è stato anche campione dell'Unione Europea, anche lui con una vittoria ai punti su Nicola Inchiri, quindi aveva già 3 match sui 12 round pieni. Quindi insomma era sicuramente più esperto, quantomeno aveva già nelle corde la distanza dei 12 round. Per carità, un match a mio avviso che era alla tua portata, un match che hai portato onorevolmente alla 12ª ripresa, sicuramente non c'erano tutti quei punti che sono stati dati da almeno due dei tre giudici. Sì, infatti. Il giudice che ha dato i 2 punti, sai, 2 punti alla fine è una ripresa, perché un punto in meno a lui, un punto in più a te, vuol dire avere una ripresa da una parte piuttosto che dall'altra. Quelli dubbi. Esatto, quindi già sai, avendo il match fuori casa, sai che quel punto, 2 punti di gap sulle riprese, soprattutto quelle un pochino più dubbie, ci possono stare. Sì, Però ecco, è un match ed è comunque un'esperienza che ti fortifica, a mio avviso. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, ti dà la certezza che hai le 12 riprese in canna, se comunque c'è una buona, un'ottima preparazione sul ring, 12 round li puoi tranquillamente sostenere, e ovviamente adesso ci si rimboccano le maniche e si riparte. Questo è poco ma sicuro, dai. quello sicuramente, insomma, torneremo più forti di prima, tanto si casca per ritornare più forti. Sì, si cade per rimanere più forti, soprattutto hai un team che ti sostiene al 100%, sicuramente avrai la possibilità, appena insomma hai smaltito un attimino la delusione, un attimino che si riprendono un attimino, no? I canoni di quella che è la palestra, e si fa un punto della situazione con il tuo team, ci sarà la possibilità sicuramente di fare un rientro. E poi pianificare magari un qualcosa di importante per te. Sì, sicuramente, ormai siamo a questo punto, a questo livello, non dobbiamo mollare, rimaniamo, ecco, sul pezzo, su questo livello e non ci fermiamo, come hai detto te, vediamo di fare un rientro per, insomma, rimetterci un pochino in carreggiata e successivamente buttarsi su qualcosa, ecco, di titolato di nuovo. Ci siamo. Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo che poi il 5 maggio è stata la notte dei campionati d'Europa per quanto concerne il pugilato italiano, perché Mauro Forte è il nuovo campione d'Europa dei pesi piuma, con una grande vittoria per KO su Francesco Grandelli. Stefani Silva ha mantenuto la sua corona continentale, e Simona Salvatori purtroppo non è riuscita a conquistare il suo europeo, e tu in Spagna comunque hai portato in alto i colori italiani con una ottima prestazione. Purtroppo non siamo rientrati con la corona, ma come dicevamo prima, non ci siamo fermati, è solamente una rincorsa per ripartire più forte. Sicuramente, sicuramente, però insomma fa grande onore al pugilato italiano avere, ecco, così tanti ragazzi che competono per il livello europeo. Questo sicuramente fa grande onore, dà grande fiducia,
e spinta anche a quelli che vengono, ecco, dietro di noi, i nuovi ragazzi che stanno assaggiando il professionismo a fare bene come noi. Assolutamente, poi ecco, non ci dimentichiamo che a breve, sempre parlando di campionati d'Europa, che saliranno sul ring due giovanotti come Matteo Signani, che dovrà difendere il suo europeo con una difesa volontaria, ed Emiliano Marsili, che sosterrà un campionato d'Europa. Quindi, insomma, speriamo che da qui a breve l'Europa si tinga sempre più d'azzurro. Sì, quello sì. Quello che vorrei chiederti, Catalin, avete avuto già un primo approccio col tuo team per quanto concerne un discorso legato al rientro? Ci sono già dei piani, ci sono già dei tempi per quanto concerne il tuo, appunto, il fatto che tu ovviamente devi rientrare sul ring? Cioè, è stato pianificato qualcosa oppure adesso bocce ferme, recupero e poi si vedrà? E allora non ci fermiamo perché io ho fame, il mio team ha fame, quindi non ci fermiamo e stiamo programmando qualcosa di un rientro per l'estate e ovviamente entro fine anno vediamo se c'è possibilità di fare un titolo, una cintura titolata, ecco. Quindi sì, Beh, non ci fermiamo, rimaniamo sul pezzo, andiamo avanti e abbiamo fame come team. ovviamente dopo comunque un campionato italiano messo in bacheca e un campionato d'Europa combattuto onorevolmente in trasferta, con un buon rientro sicuramente puoi ambire ad una cintura internazionale. Questo è poco ma sicuro. Se ti venisse prospettato un'altra volta il campionato d'Italia, che cosa faresti? A prescindere, insomma, che magari ci pensi, ma Sì. saresti stimolato da un campionato d'Italia oppure, visto che l'hai conquistato, preferisci guardare oltre, soprattutto dopo aver assaggiato la dimensione europea? E sinceramente al momento preferisco guardare oltre, preferisco confrontarmi e competere, ecco. Dal livello nazionale in su, con tutto rispetto per la sigla nazionale che è importantissima ed è insomma di grande valore, però mi sento pronto di riuscire e di poter competere a livelli continentali. Non Quindi ti ecco. chiedo contro chi vorresti combattere, perché in questo momento mi sembra prematuro, ma c'è una strada che tu preferiresti, ossia, non so, una sigla piuttosto che un'altra, o comunque un titolo piuttosto che un altro, se E allora, dovessi se scegliere? dovessi scegliere, non ti dico, ora l'unica cosa che ho voglia di fare è fare una sigla, qualunque sia, qualunque avversario, mi va bene tutto. Poi, ecco, dovessimo scegliere quella sigla definitiva da seguire e cercare di fare la scalata. Al momento non abbiamo, ecco, scelto ancora o identificato la sigla. Poi, quando ci sarà la possibilità e in confronto appunto con le sigle mondiali e poter partire a fare una scalata, a quel punto sceglieremo quella più adeguata e più conveniente su tutti i punti di vista. Assolutamente d'accordo con te, anche perché poi bisognerà capire quali sono i titoli e i campionati disponibili Assolutamente. e andare, insomma, a cercare la strada più giusta, più idonea per un tuo passaggio, anche perché è ovvio che dopo aver combattuto per un campionato d'Europa e aver sostenuto un ottimo match, l'obiettivo deve essere interlocutorio, nel senso che ecco, non ci possiamo fermare certamente a un titolo del Mediterraneo, ma bensì prendere questo come un'esperienza per magari tornare ad avere una chance europea o magari tentare una scalata all'interno di una sigla e magari entrare in un ranking. Non dimentichiamo che c'è
un Michael Magnesi che è campione del mondo silver per il WBC, quindi magari passare magari per un campionato minore del WBC e cercare insomma di entrare in un'orbita del WBC potrebbe magari in un futuro magari ecco poter guardare con interesse ad uno scontro tutto italiano con Michael Magnesi, magari per una cintura prestigiosissima, anche se ovviamente adesso Michael è una dimensione mondiale, è ovvio, Sì. si sta fantasticando, però ecco, Sì, sarebbe. sono sicuro che il tuo team starà lavorando nella direzione più giusta per quella che è la tua carriera. Sì, sicuramente. Poi appunto anche per il pugilato italiano, uno scontro interno italiano sarebbe veramente, ecco, un trampolino di lancio per il pugilato italiano e visibilità mondiale per, ecco, i pugili italiani, che non siamo di seconda mano, siamo ragazzi che competiamo a livello europeo e oltre. Guarda, io quello che posso augurare innanzitutto è che Michael possa difendere il suo campionato mondiale silver e magari tentare l'assalto al campionato mondiale WBC nel frattempo che tu magari possa prendere un paio di cinture del WBC e magari entrare tra i primi 15. E che poi magari ci sia la possibilità di fare un mondiale tra te e Michael. Guarda, ho fatto un po' fantapugilato, ma sarebbe veramente una cosa molto molto bella se magari Michael vincesse un campionato mondiale e ti desse la possibilità magari con una sfida volontaria, se tu riuscissi ad entrare in un ranking di poter difendere il suo mondiale contro di te. Magari Sì, sarebbe il coronamento di una carriera, dai. sicuramente sì, sarebbe appunto fronteggiarsi per una sigla mondiale e una delle più importanti comunque sia, e uno scontro italiano sarebbe veramente di livello assoluto in Italia. Poi comunque sia sarebbe anche un match spettacolare perché abbiamo due stili molto simili, sia io che Michael, siamo due fighter, cerchiamo l'avversario, cerchiamo il contatto, quindi ecco, sarebbe pugilato d'altro tempo, uno io, uno te, mettiamola così. Uno io e uno te, ma caro Catalin, ecco, questo è quello che io mi auguro per te, però ecco, facendo un paragone un pochino così, un pochino spiccio, diciamo che Michael è già arrivato dopo aver fatto antipasto, il primo, il secondo, è arrivato ormai al dolce, tu Sì, io ti devo devi un essere ancora attimino, all'antipasto. tu stai all'antipasto. Sono Quindi, anche più giovane, quindi sì, no, devo mangiare beh, ancora. è ovvio che noi di Fighters Life siamo sempre per il pugilato italiano e auguriamo il meglio a tutti i pugili italiani. Quindi Assolutamente la penso uguale. spero ecco che tu possa fare intanto un inizio di carriera internazionale per mettere in bacheca. Magari cominciare con un campionato internazionale di prestigio e il grande augurio, visto che si parla di Michael Magnesi, è che a breve possa salire sul ring per il titolo mondiale che conta e che magari possa portare all'Italia del pugilato la corona mondiale assoluta WBC, che è Cioè, tra le sigle più importanti al mondo per quanto concerne il pugilato, se non la più importante. ecco, un traguardo veramente importante per lui, per la sua carriera e per il pugilato italiano. Portare in Italia una sigla del genere, ecco, sarebbe veramente una cosa fantastica. Quindi gli auguro anch'io il meglio e spero per lui, per la sua carriera che, ecco, arrivi al massimo che può arrivare, senza limiti.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, io ti voglio fare una domanda che ho visto che ormai abbiamo estrapolato quello che è stato il tuo match per l'Europeo, quelli che sono i tuoi sogni e comunque i tuoi progetti a breve termine e poi abbiamo fantasticato. Però ecco, ti voglio fare una domanda. Tu sei un superpiuma abbastanza alto per quello che è lo standard dei superpiuma. Che ci sono, insomma, perché sei un longilineo, però diciamo che non sei bassino per la tua categoria. Pensi che a breve ci possa essere un passaggio tra i leggeri? Come ti trovi a rientrare nel peso, visto che ormai hai combattuto per un campionato italiano e un campionato europeo, quindi hai dovuto spaccare la bilancia? Pensi di poter rientrare in questa categoria ancora per un po' di tempo, oppure ci stai stretto e magari a breve medio termine pensi di dover passare nella categoria pesi leggeri? Allora, al momento ci sto rientrando bene perché anche giovedì al peso in Spagna sono andato sotto di mezzo chilo, ero 58 e mezzo all'incirca e la categoria è limite 58 e 9, quindi riesco ancora a fare bene il peso. Poi sicuramente con l'età crescerò ancora un pochino di più e se c'è ancora possibilità di fare i superpiuma rimarrò in questa categoria. Se il fisico o lo sforzo per poter rientrare nella categoria di peso è veramente eccessivo, allora ecco sì, valuteremo nel salire di una categoria. Però diciamo che al momento ci aspetteremo un Catalin Ionescu comunque protagonista nella categoria Superpiuma. Sì, ancora sto bene, riesco a fare benissimo il peso, non ho grandi difficoltà. Quindi sì, per un po' ancora mi avrete nei superpiuma. Perfetto, Catalin, grazie per questa chiacchierata e soprattutto ci sembrava doveroso darti spazio, visto che possiamo dirlo, il tuo match purtroppo, visto che è andato in contemporanea con una serata italica con tre campionati d'Europa, è passata un pochino sottotono, Catalin, possiamo dirlo, no? Non E credo si offenda qualcuno. ovviamente, insomma, un match in trasferta ha meno valore mediatico rispetto a dei titoli medesimi in Italia, quello sì, sicuramente, però sono stato seguito, incoraggiato e insomma, da tantissime persone, quindi sì, ero in trasferta, però sono stato incoraggiato e seguito da tante persone. Beh, ringraziando Dio, ci sono tanti appassionati di pugilato, c'è tanta gente che segue e sostiene i pugili italiani. In questo caso anche i social, per fortuna, hanno un ruolo, diciamo, benevolo, in quanto ti danno la possibilità di essere in contatto con tante persone che quindi ti fanno sentire il loro sostegno, la loro vicinanza, il loro calore, il loro tifo. E ovviamente noi di Fighters Life siamo abbastanza, cerchiamo di essere attenti a tutto quello che succede ai pugili italiani, quindi comunque ci sembrava doveroso fare una chiacchierata con te e cercare di capire quello che è successo in Spagna e quello che soprattutto succederà dopo il 5 maggio e quindi quelli che sono i tuoi progetti e le tue ambizioni. Sì. Io vi ringrazio perché appunto date tanto spazio ai pugili e al pugilato italiano, quindi ecco, Fighters Life è una famiglia pugilistica che aiuta e mette in rilievo i pugili italiani e gli dà appunto visibilità. Quindi grazie a voi per questa opportunità, questa intervista e insomma, non ci fermiamo qua. Non ci fermiamo qui, non ci fermiamo qui neanche noi di Fighters Life, amici carissimi, appassionati, grazie per essere stati con noi, grazie per aver seguito la nostra puntata, grazie a Catalin Ionescu per essere
per essere stato qui con noi, per averci concesso un po' del suo tempo. Vi invito sempre a sostenerci, vi invito sempre a rimanere con noi perché Fighters Life is the next generation of fighters. Great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.